Metropolis Calcio con Massimo Scarinzi, ciao! Ciao, ciao Stefania, buongiorno a tutti! Buongiorno Nicola Binda, Gazzetta dello Sport, ben trovato! Buona Champions, ma infatti il titolo che ci sovrasta dice City versus Real, chi arriverà in semifinale? È una bella domanda. È una bella sfida, anche se il Real Madrid non ha mai vinto Etihad nella sua storia, quindi sarebbe una prima volta. Sarebbe una prima volta da lasciare il segno, Nicola. Molto incerta, molto aperta, vista l'andata, quella è una partita meravigliosa. E stasera sarà altrettanto, certo ci sarà un po' più di attenzione al risultato, all'andata c'era un po' più di allegria, chiamiamola così, adesso si cercherà di portare a casa il risultato, ma lo spettacolo non mancherà. E sarà anche lungo volendo, cioè i popcorn finiscono a un certo punto. già mi vedo domani con le occhiaie qua per... Bisogna fare un'ampia scorta, sapendo che il calcio del futuro andrà in questa direzione, prepariamoci a vivere serate così, non solo 4-5 volte all'anno, ma 2-3 volte al mese. Questa è una riflessione molto profonda che bisogna fare, perché il calcio moderno, l'UEFA, le nuove regole, con la FIFA, il mondiale per club, la Champions allargata e altre manifestazioni ci porteranno sempre più a vivere serate del genere, quindi un grande calcio da ammirare, sperando di non abbandonare quello quotidiano di tutti i giorni che possiamo toccare con mano. Questo è un calcio mega galattico, interstellare, che possiamo ammirare solo dal divano. Mi fa piacere affrontare questo argomento con te, che sei tra l'altro uno di quelli che da subito aveva fatto questa analisi, perché poi Nicola, tu sei anche esperto di quel calcio che va proprio nelle nostre anche cittadine, che scalda i nostri cuori, però sì. Ovviamente non è quel calcio show interstellare che vedremo stasera, quindi insomma bilanciare le due cose, tenerle vive entrambe. Il mercato porta in questa direzione, ma anche con le squadre italiane. Obiettivamente abbiamo delle squadre italiane che grazie a queste manifestazioni incasseranno molto di più e si distaccheranno nella nostra Serie A, avremo una spaccatura sempre più netta fra le grandi e le piccole. Quindi è un calcio che va verso questo mercato globale, queste grandi manifestazioni, e che rischiano di impoverire quello che è il calcio locale, il calcio nostrano, quello che vediamo nei nostri campetti, nei comuni, ma anche nelle città, ci mancherebbe altro. Ripeto, la spaccatura avviene in Serie A, non avviene tra la Serie A e l'eccellenza, la Serie B, e avviene nella stessa Serie A, quindi certo. Da metà Serie A in giù sarà un calcio più povero e più attaccato alla passione della gente. Ma i nostri figli, i nostri ragazzi, i giovani di oggi che si affascinano davanti a questo grande calcio rischiano di diventare degli usufruitori da divano e non più di quelli che lo praticano e che lo vivono nei gradoni dei nostri stadi, quindi è un momento molto delicato questo. Beh, secondo effettivamente. Me. Poi arrivo subito alle vostre telefonate, voglio sentire un attimo anche Scarinzi su questo, perché alle 21, no, dicevamo, si muovono praticamente 2,3 miliardi, però effettivamente lui dice si rischia di essere fruttori da divano. In effetti io ero pronta con i popcorn, mai potrei pensare di andare là stasera alle Etihad Stadium. Anche beh, però devo dire che Milan, Inter stanno continuando a riempire lo stadio anche in virtù di stagioni europee importanti. Ma devo dire che poi anche ieri sera non è andata male in quanto spettacolo, perché poi Barcellona, Paris Saint-Germain, tanti gol, con a sorpresa una vittoria in trasferta rotonda di Luis Enrique. Qualche rimpianto per l'Inter, mi viene da dire. Perché, dopo ne parleremo, non mi anticipare. No, perché dopo. Però Massimo. Sì. Sicuramente è stato un grande spettacolo, sicuramente ne vedremo tanto, ma sono serate come quella di ieri o quella della settimana scorsa, ripeto, ne vediamo 4-5 all'anno, ma fra 5 anni ne vedremo 2 al mese, 3 al mese di serate così, quindi diventerà un'abitudine vedere questo tipo di spettacolo, anche con squadre italiane, perché anche il Milan, l'Inter, la Juve, la Roma saranno dentro questo giro meraviglioso, no? Quindi è bellissimo, ma al tempo stesso
le nostre abitudini quotidiane, il nostro campetto, la nostra squadra di promozione o di Serie C, rischiamo di sottovalutarla a fronte di questo spettacolo mega galattico che però ci fa diventare dei partecipi estranei, non siamo più parte in causa come quando passivi. Andiamo a vedere una partita. Sì, assolutamente. Telefonata, pronto? Ascoltateci ovviamente quando ci chiamate dalla cornetta o dal dispositivo, pronto? Pronto, ciao Stefania, sono Roberto. Buongiorno Roberto. Roby da Vigevano. Sì, spero che tu ci commenterai questo argomento. Sì, io rispondendo al vostro titolo Manchester City Real Madrid, chi arriverà in semifinale? Secondo me è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, per l'esperienza anche di Carletto, per forza tecnica del Real Madrid, per l'esperienza del Real Madrid, per un insieme di cose, secondo me il Real batterà il Manchester City in qualche maniera e arriverà in semifinale il Real Madrid di Ancelotti, e spero che vinca il Real. E poi vigilia, per la partita di domani, certo, sera del Milan in Europa League, domani sera sono ottimista, sono convinto che il Milan ce la fa ad andare in semifinale di Europa League, e mi sento un gol di Giroud o Rafa Leao. Cosa ne pensa, signor Binda? Grazie, glielo chiediamo. A presto. Allora, signor Binda. Signor Binda. Signor Binda. No, sicuramente partiamo dalla partita di stasera. Sì. È vero che il Real è una società che è un club che in Champions League gioca a casa sua, però affronta la squadra campione in carica. Cioè non è che il Manchester City sia una meteora, è una squadra che pure è una certezza in questa competizione. Quindi io la vedo molto incerta, molto equilibrata. Poi capisco Roberto, che è tifoso del Milan, quindi legatissimo ad Ancelotti, che propenda dalla sua parte, però ripeto, non è che il Real affronta una squadra di parvenu, una squadra di gente improvvisata, e anche il City ha le sue certezze in questa manifestazione. Riguardo domani sera invece, sì, il Milan deve andare a fare, il Milan ha due partite, le prossime due partite nel giro di cinque giorni, che obiettivamente gli possono segnare tutta la stagione. E la differenza qual è? È che domani sera è una partita che sta più a cuore alla proprietà che alla tifoseria, mentre quella di lunedì sta più a cuore alla tifoseria che alla proprietà, ma di questo magari ne parleremo dopo. Di sicuro è un momento chiave per la stagione del Milan questo. Beh, certo, infatti dopo ne parleremo. Insomma, per chiudere anche l'attesa per questa sera, dove arbitrerà il nostro Orsato? Quindi c'è sempre un po' di spirito campanilistico. C'è sempre un po' di Orsato al momento è il più grande arbitro italiano per distacco. È a fine carriera, quindi è importante, speriamo che gli facciano arbitrare la finale, visto che non ci sono più italiane, è un pezzettino d'Italia dai dentro questa sperando in uno Stato che sia più concentrato sugli aspetti tecnici e regolamentari e non sulle vicende politiche che stanno un po' macchiando, stanno un po' confondendo le idee del mondo arbitrale attuale. Quindi Orsato è sicuramente un grandissimo arbitro, uno dei migliori al mondo, ma spero che resti concentrato, ripeto, sulla partita e su quello che deve fare e non farsi distrarre, come sta capitando in Italia tanti, dal resto. Beh, in realtà poi dobbiamo pensare che queste partite coinvolgono tanto anche il settore della comunicazione, no? Oltre che quello del campo, quindi tutti devono essere quei grandi protagonisti e professionisti, compreso lui, però giustamente quello che dice Nicola è uno spauracchio, è un rischio. Sì, un po' quello, perché anche poi la difficoltà che sta avendo la classe arbitrale ad avere ricambi sugli alti livelli. Oggi, se pensiamo al secondo arbitro dopo Orsato, si fa un po' fatica. È mancata tutta una generazione che ha sostituito grandi arbitri. È strano, perché poi l'Italia a livello internazionale ha sempre arbitrato partite importanti, finali di mondiali, finali di Champions. Veniamo da una grande tradizione, collina. Ma sai, Massimo, intanto c'è stato un crollo nelle vocazioni. Ci sono molti meno ragazzi che si avvicinano a questo mondo.
e quindi anche perché gli inizi sono duri e faticosi, sì, non è per piacevole tutti. Andare in giro per le è province, una gavetta sì, complicata, quindi insulti. La selezione porta poi le vicende politiche e poco meritocratiche degli ultimi mesi hanno un po' gettato, ripeto, un po' di confusione nell'ambiente. Sì. Però io credo che anche l'arrivo della VAR non abbia aiutato gli arbitri italiani. Cioè in Italia la VAR, per carità, è necessaria, ci vuole, è un aiuto fondamentale, ma viene utilizzata proprio in maniera capillare, scientifica, come quasi preponderante sul giudizio dell'arbitro stesso. In queste partite di Champions, sia ieri che la settimana scorsa, avete mai visto un arbitro andare al monitor? Io non me lo ricordo. In Italia in ogni partita due o tre volte l'arbitro va al monitor per giudicare un episodio. In Europa no, in Europa si va al monitor proprio per dei casi estremi. Sì, all'auricolare c'hai un consulto veloce, rapido, è giusto, è sbagliato, sì, buon, ciao, avanti, giocare. Oggi gli arbitri italiani si sono stati fatti sopraffare da questa, dalla VAR, che è un aiuto, sì, ma non è la loro mamma che li deve imboccare. L'arbitro può decidere benissimo da solo. A livello internazionale la VAR è veramente marginale, da noi è diventata troppo al centro della discussione, quindi gli arbitri non ne hanno guadagnato, secondo me. Allora, da casa ci scrivono: io amo Ancelotti e per me ha influito tantissimo quando ne parlava bene Ronaldo. Ciao da Andrea. Sì, in tanti ne hanno parlato bene, non sì, solo Ronaldo. Bravo Ancelotti, però tra i due quello che ha cambiato il calcio è Guardiola negli ultimi... Team Guardiola. No, è Team Guardiola, e se andrò a vedere i libri di storia tra 100 anni, Guardiola ha cambiato la filosofia del calcio. Ancelotti è stato un grandissimo allenatore che ha vinto tante Champions con grandi organici, il segno però nel tempo lascia Guardiola. Sei d'accordo, Nicola? Sì, anche se ci sono state rivoluzioni più marcate di quelle che ha fatto Guardiola. La vera rivoluzione è quella che ha fatto Sacchi, secondo me, nel calcio mondiale, italiano perlomeno, e poi Ancelotti è stato il migliore tra i suoi eredi a esaltarla, perché l'ha adeguata alle squadre e ha fatto sì che i suoi giocatori rendessero al massimo. Io credo che Ancelotti sia il miglior gestore di calciatori al mondo e quando un allenatore fa star bene i suoi giocatori, quando un allenatore si fa seguire dai suoi giocatori in tutto e per tutto, i suoi giocatori sono disposti a buttarsi nel fuoco per lui, credo che non ci siano schemi, idee, moduli che tengano. Un allenatore può giocare in qualsiasi modo, ma se i giocatori lo seguono, a lui basta poco per impostare una partita, prepararla, studiare l'avversario, studiare qualche contromisura, va bene, ma quando hai i giocatori dalla tua parte, ogni allenatore ha vinto. Allora, su questo io andrei un attimo in pubblicità e ci ritroviamo tra poco. Rieccoci in studio. Allora, tu l'avevi detto e noi ora ne parliamo. Cioè, c'è questo rimpianto per la Champions, era battibile. E guardando la partita di ieri sera, poi questo Atletico ha fatto vedere ulteriori dubbi che erano già emersi a San Siro, soprattutto quando Arnautovic aveva sbagliato tutti quei gol. Era sembrato un Atletico tutto sommato battibile e ieri il Dortmund lo ha ribaltato alla fine della partita, dimostrando anche il Dortmund di non essere una squadra eccezionale, tanti gol presi e quindi poi è una bella partita divertente, perché poi quando si segna ci sono tanti gol, è sempre bello, però con l'urna poi che è capitata l'Atletico, secondo me l'Inter può avere qualche rimpianto che in semifinale ci poteva arrivare. Ecco, l'Atletico alla portata dell'Inter fa un po' rosicare, Nicola, d'altronde non si vive di sé di ma e si gioca le partite una alla volta. Sì, certo, non è l'Atletico quel muro invalicabile che era con una volta sempre con Simeone, è un Atletico più malleabile. Non ha più quei giocatori che dietro erano dei guerriglieri veri e propri, ma è una squadra normale, è forte, con le sue qualità, ma l'Inter aumenta sicuramente il suo rammarico, il suo rimpianto per essere andata fuori contro una squadra del genere. La gestione dell'Inter forse è stata un po' discutibile in questo, perché l'Inter avrebbe potuto
era concentratissima sul campionato, il campionato primo obiettivo, eccetera, va benissimo, è la seconda stella, quello che volete, però visto l'avversario di Champions, forse una maggiore attenzione avrebbe potuto portare a un risultato migliore, che era assolutamente alla portata. Quindi credo che sia un grande rimpianto per questa stagione fantastica dell'Inter, perché in Italia non ha rivali e all'estero una squadra come Atletico Madrid avrebbe potuto sicuramente superarlo. Anche perché poi insomma indietro non si torna, e anche festeggiare lo scudetto con tanto anticipo, sì, è una soddisfazione, però si poteva andare. Per i tifosi interisti, se per caso capita che vincono lo scudetto la sera del derby, se lo ricordano finché vivono, la seconda stella nel derby. Però si poteva allo stesso modo fare un cammino in Champions più lungo, magari poi con un po' di fortuna nei sorteggi, come è capitato anche l'anno scorso, trovarsi anche in finale. Infatti da casa scrivono: ma l'Inter aveva le carte in regola per andare in semifinale come minimo. Va bene tutto, ma Atletico Madrid e Borussia Dortmund erano alla portata dell'Inter sicuramente. Ma ripeto, l'Inter sin dall'inizio della stagione aveva in testa come primo obiettivo la seconda stella, e la seconda stella porterà a casa, magari già lunedì, più probabilmente secondo me nel turno successivo. Quindi sarà una seconda stella meritatissima, va bene, però il rimpianto rimane, perché con una squadra del genere andare fuori così presto in Coppa Italia, andare fuori così presto in Champions, lasciano il bicchiere mezzo pieno, ma mezzo, insomma, è una stagione che avrebbe potuto, secondo me, dare ben più soddisfazione all'Inter. Questa forse è stato uno dei limiti di Inzaghi, che aveva bisogno di vincere lo scudetto. Inzaghi ha perso quello scudetto contro il Milan con il derby malamente buttato via, sì, con Giroud. Quest'anno qui aveva bisogno di mettere un trofeo in bacheca, perché un trofeo di peso a lui mancava, e quindi ha fatto delle scelte, anche come ricordavamo nella gara precedente alla all'ottavo di ritorno a Bologna. Anziché far riposare la squadra, ha fatto giocare tutti i titolari, e poi la squadra non ha retto i 120 minuti. Ma sì, ma obiettivamente, cioè, secondo voi questa Inter avrebbe potuto raccogliere di più o ha fatto il massimo quest'anno? Poteva raccogliere di più. Insomma, mi sembra che sia un Inter che ha raccolto proprio il minimo indispensabile. Uno scudetto stravinto, avrebbe potuto una squadra così fare qualche passo migliore. Allora, vi leggo anche un messaggio. Ecco, ha vinto l'ennesima Supercoppa. A inizio stagione, certo. Poi aveva giocato alla pari col City, un altro telespettatore, non è da tutti, gli avevi dato filo da torcere. Sì, però alla fine quello che conta è chi vince, non come giochi. E allora l'Inter è andata fuori con l'Atletico Madrid, che è una squadra che non è più forte dell'Inter. Telefonata! Pronto? Così come in Coppa Italia poteva andare avanti di più. Scusa, il telespettatore non aveva terminato. Binda, prego, buongiorno. Buongiorno, sono Vincenzo. Allora, ciao. Volevo chiedere a Massimo e a Nicola: c'è un grande rammarico da parte di noi interisti, però io aspetterei anche una lancia a favore di Pioli, perché le due squadre che sono andate in semifinali hanno giocato nel girone del Milan, e se il Milan aveva la squadra completa, costoro stavamo parlando che il Milan si trovava lì. Ciao Vincenzo, grazie. Ma a questo, il dato che dice Vincenzo è vero, nel senso, le due squadre nel girone del Milan sono le uniche che hanno passato gli ottavi, cioè l'unico gruppo che ha mandato due squadre avanti ai quarti di finale. È stato sfortunato il Milan, poi però è anche un tema di come arrivi in campionato, perché se ti pescano in quarta fascia, poi quelle sono le squadre che trovi. Mentre l'Inter ha avuto un girone più agevole insieme al Napoli, perché erano in fascia più alte. Allora, visto che in tanti ci stanno scrivendo un po' come ancora
polemiche sul fratello di Conte dei 102 punti, allora ha risposto per chiudere la questione e ha detto il fratello di Antonio Conte, ovvero Daniele, che non, il mio non è stato uno sfottò rivolto ai tifosi interisti, non mi permetterei mai, ma ha rimesso quella maglietta celebrativa che lui dice è stata creata dal sottoscritto per i 102 punti, per questo motivo, sapendo che è difficile da eguagliare, spero che rimanga inviolato il più a lungo possibile, visto che abbiamo citato Inzaghi e il fatto che lui aveva questa voglia anche di vincere lo scudetto, per chiudere la questione sui punti, Nicola, che... A volte la toppa è peggio del buco, ha lanciato una polemica e poi ha cercato di fare retromarcia, ma è evidente che insomma l'orgoglio dei fratelli Conte di avere la loro firma su quel record di punti è evidente, quindi lui l'ha voluto rimarcare, nessuno gliel'ha chiesto, si sapeva che l'Inter, i 102 punti sono firmati Antonio Conte, nessuno gli ha chiesto un commento, ha voluto lui commentare, ribadire che quel record è suo, poi il giorno dopo fare retromarcia. Francamente ne avremmo fatto anche a meno sia della prima uscita che della seconda. Ecco, anche perché appunto dai messaggi che arrivano vedo che comunque ormai quel che è detto. Nel frattempo Mauro dice l'Inter deve vincere il derby per festeggiare pienamente, lì si vedrà il vero valore del Milan. Sì, è un Milan che poi rischia di venire fuori da una battaglia all'Olimpico in cui deve recuperare questo 1-0. Che difficilmente puoi mettere un occhio al derby perché Pioli si gioca proprio tutto, cioè se Pioli va fuori in Europa League ha finito, quindi anche un Milan che arriverà molto molto stanco lunedì sera. Ecco, parleremo anche di questo. Pronto? Sì, buongiorno, sono Mauro da Milano Milanista. Buongiorno. Volevo così esprimere un mio giudizio riguardo al derby che si giocherà lunedì. Sì. Entrambe le squadre non hanno niente da perdere perché è tutto ben definito, il campionato è finito così come lo vediamo. Di conseguenza però l'Inter, vabbè, guardando i punti che ha di distanza sul Milan, è nettamente più forte. Ha ancora il veleno in bocca di quello scudetto lasciato nelle mani del Milan due anni e passa fa. Penso che ci prendiamo noi milanisti una bella pettinata, non si accontentano di venire via con un pareggio e neanche con un gol, faranno una valanga di gol. Questo qui è il mio pensiero, volevo il vostro parere, grazie. Grazie, un saluto Mauro. Cioè Mauro da milanista dice lui teme che, visto che entrambe le squadre hanno poco da perdere, forse il Milan in questo senso di più. Beh, il Milan un po' di più, sì. Però lui dice ho paura di una valanga di gol addirittura. Ma non so la valanga di gol, certo che se dopo aver perso questi famosi 5 derby di fila il Milan poi ne perde un sesto, che è un derby scudetto, per Pioli diventa, posto che Pioli se non passa in Europa League ha chiuso, però diventa veramente una stagione, cioè gli sfottò, le feste scudetto, diventa veramente una stagione complessa per i tifosi. Possono esserci tanti gol secondo te Nicola in questo derby, tanti gol? Sì, ma gli stessi da parte di ogni squadra, nel senso che io vedo un pareggio, vedo una partita in parità e l'Inter presiderà il suo scudetto la settimana successiva. Riguardo Pioli, io penso che ci siano due tribunali che lo aspettano, uno giovedì e uno lunedì. Giovedì quello della proprietà, perché la proprietà ha come priorità l'andare avanti in Europa League, perché per l'immagine, per il risultato e per i ritorni economici che deriva questo tipo di qualificazione. Il secondo tribunale è quello dei tifosi che, ai quali invece sta più a cuore sicuramente il derby che la partita di Roma. Se i tifosi potessero scegliere, sceglierebbero di vincere il derby e non vedersi far fare la festa in faccia dagli interisti. Quindi, siccome però a giudicare non sono i tifosi ma è la proprietà, Pioli, la posizione sua, che per noi è in discussione da mesi perché è evidente, no? Ma che diventa un problema adesso per la società che deve decidere se tenerlo o no, ecco che la proprietà deciderà dopo giovedì. Cioè se giovedì Pioli fa l'impresa e va avanti, aumenta sicuramente tantissimo le sue chance, a prescindere da come andrà il derby di lunedì.
Quindi il tifosi del Milan si facciano una ragione e pensino che il destino di Pioli è legato più alla partita di giovedì, di domani sera contro la Roma, che a quella di lunedì contro l'Inter. Ecco, per chiudere l'Inter, perché poi nell'ultima parte di Metropolis Calcio parleremo di Milan, scrivono da casa, si sa già come festeggeranno gli interisti? In parte sì, no? Sì, c'è già un bel programma dettagliato, studiato e tutto, col pullman in Piazza del Duomo, eccetera. Quindi è già tutto organizzato. Ma ripeto, la sensazione mia è che ci sarà un rinvio di una settimana. Un rinvio, dici, di una settimana. Effettivamente, poi si parla anche di un nuovo inno, come nel 2021, quindi... Nuovo inno, poi ci sarà un concerto a San Siro il 19 di maggio, lo scrivete anche voi sulla Gazzetta, ho visto. Sì, poi si parla anche di una sfilata in costume di Stefania Cattaneo, come la Ferilli a Roma, Stefania Cattaneo sfilerà da per i tifosi dell'Inter festanti. Guarda, io vado al derby e mi mangio uno sfilatino nel caso. Ma sì, in realtà poi se succede, se vince l'Inter, sono 24 ore di festa, perché la festa viene programmata il giorno dopo. Quindi non la sera, ma il questo giorno bus dopo, che da San Siro dovrebbe andare in Duomo, e poi una grande festa in Duomo, affacciati dal terrazzo con un DJ set, quindi una, sì, terrazzo, una cosa 21. Fatta in grande. Tu pensa che Casoni, adesso se mandiamo lì in, no? Duomo martedì Casoni sera. Una volta in Metropolis era andato su quella terrazza a fare un collegamento per la politica, quindi lo ricorderò, gli manderò nel caso il video. Va bene, andiamo in pubblicità e poi prendo le vostre telefonate tra poco. Ed eccoci in studio. Allora, dicevamo, è vigilia di Europa League e per il Milan il diktat è vincere, no? Al di là di quello che poi è il derby, c'è un altro discorso che si apre. E tu dicevi, Nicola, ci sono due processi che aspettano Pioli, ma non solo Pioli, anche comunque il rendimento della squadra, perché poi è il club che resta, no? Forse anche sì, lui, ma, non penso. Sì, ma la prima decisione sarà quella sull'allenatore. Sì. E di conseguenza si va sui giocatori. Se il Milan non dovesse farcela a vincere a Roma, la posizione di Pioli diventa molto complicata. E il buon Ibra consiglierà a Cardinale di cambiare l'allenatore e di puntare su un progetto nuovo. Il nuovo allenatore dirà di quei giocatori che ha a disposizione chi vuol tenere, chi vuol mandare via, sapendo che poi vendere i giocatori non è proprio semplice. Però ecco, tutto passa dall'allenatore. Prima i consigli di Ibrahimovic saranno quelli che faranno decidere la nuova linea del Milan. Telefonata, pronto? Sì, ciao a tutti. Ciao, chi parla? Oh, sono io, sono molto contento, Stefania, dell'ospite che avete avuto a Metropolis, il mio idolo, la Tovaglieri. Ah, la Tovaglieri, il fan della Tovaglieri, ecco. Conto che però, anche se sono fan, non è detto che la voti. No, non certo, non è scontato, la politica è fatta così, ma non vogliamo saperlo. Invece okay, sul calcio... Ok, no, ti voglio dire una cosa sul Milan, perché dicono che c'è il processo a Pioli, no? Sì. Ecco, però io non so, rimango un po' così, non trovo la parola, come dire, deluso forse, perché... sono un po' deluso del fatto che i giocatori di quest'anno del Milan, ci sono tante facce nuove, quindi non è detto che al primo colpo uno con delle facce nuove vinca subito lo scudetto. Io avrei dato un altro anno di chance. E poi chiudo con una domanda per i vostri ospiti: chi vedreste bene come miglior successore se proprio devono mandare via Pioli? Grazie, un saluto. Allora, l'anno di chance al Milan, cosa dici, Nicola? Era difficile con tutti i presupposti di cui abbiamo parlato durante l'anno? Sì, intanto non è un processo a Pioli, ma è un semplice verifica del lavoro fatto, no? E quindi lui all'inizio della stagione ha concordato degli obiettivi con la proprietà, ha avallato un mercato fatto di tanti punti di domanda più che di certezze, perché tanti giocatori, cioè se prendi Giroud hai una certezza, se prendi Chukwueze, Okafor, gente sconosciuta che si deve affermare, sono tutti punti di domanda. Se lui ha avallato quegli acquisti e ha detto che con quegli acquisti avrebbe potuto raggiungere determinati obiettivi e poi non ci arriva, obiettivo
effettivamente ha fallito il suo compito. Questa però è una cosa che sanno solo nel dettaglio solo la proprietà e Pioli. Certo, quindi non... se la proprietà oggi ha messo in discussione Pioli, io dico che evidentemente non è soddisfatta. Se il Milan va fuori in questa, nei quarti di Europa League, non ha vinto il campionato, si è qualificata per la Champions come in Coppa Italia, è andato fuori subito, il bilancio stagionale mi sembra un po' scarno, ma ripeto, se la società, dipende da quelli che erano gli accordi iniziali fra allenatore e società. Se oggi lo mettono in discussione è perché evidentemente gli accordi prevedevano degli obiettivi più importanti. Quindi se il Milan dovesse decidere di cambiare, non mi sorprenderei se l'anno prossimo non ci dovesse essere un allenatore straniero sulla panchina del Milan. Tu come la vedi sul nuovo allenatore? Abbiamo dato due nomi, quello di Fonseca e quello di Lopetegui, che poi sono usciti nel corso degli ultimi giorni. Questo ci fa pensare che il Milan non abbia capitali da investire su un allenatore top, top, top. Quindi il nome di Conte o piuttosto allenatori molto molto costosi, ma che se va via Pioli, sempre se, perché poi tutto sommato Pioli se passa in Europa League rimane, certo, è secondo ed è in semifinale di Europa League, quindi risultati importanti, se passa contro la Roma, poi Pioli ha tutte le carte in regola per farsi rinnovare il contratto. Ecco, intanto De Rossi ha parlato e ha detto ovviamente vivranno la gara come l'ultima spiaggia, che non so se è bello qualificante. Sì, io poi credo che il Milan abbia più possibilità di passare della Roma, credo che sia per esperienza di partite così importanti, sia per il fatto che giocheranno un po' anche per l'allenatore. Ma non credo che i giocatori della Roma abbiano meno esperienza di quelli del Milan, sai? Anzi, è vero che ci sono alcuni alcuni hanno giocato anche finali mondiali, per carità, Dybala, Paredes, però poi complessivamente mi sembra che il Milan abbia un peso un pochino più alto, penso a Svilar piuttosto che Magnan, ad alcuni giocatori. Allora, se parliamo di storia, la storia non si discute, chiaramente il Milan a livello europeo è di un'altra pasta rispetto alla Roma, ma la storia non va in campo. E credo che in queste circostanze occorra un Milan particolarmente maturo, particolarmente esperto, più esperto della Roma, che invece avrà dalla sua un entusiasmo, un traino clamoroso dal suo stadio. E quindi non sarà facile, servirà veramente un'impresa il Milan per farcela, non sarà facile. Infatti su Pioli lo stesso De Rossi ha parlato e ha detto Pioli è secondo in campionato e la squadra gioca bene, si giocheranno un crocevia stagionale importante perché l'Europa League è un obiettivo per una squadra costruita per essere protagonista in Champions, e appunto è lì che poi ha detto quella frase che abbiamo commentato ora, cioè sanno che devono vincere altrimenti saranno fuori, e quindi è un po' l'ultima spiaggia, l'ultima chiamata. Però vedi Stefania, il destino degli allenatori è sempre nelle mani dei calciatori. Allora, voi pensate a Leao, no? Cioè, se Rafa Leao è in serata, prende palla a centrocampo, va in porta due volte, fa due gol e il Milan va avanti. Cioè, ma questo non può Pioli allenare Leao a dirgli di fare quello. Leao sappiamo com'è fatto, non sappiamo com'è estemporaneo. Se è in serata ti vince la partita da solo, se non è in giornata invece, se in quelle sere in cui si estranea e non suda e sta a margine della partita, diventa inutile. Ma quindi l'allenatore lì non può fare nulla, deve solo pregare, farsi il segno della croce e sperare che Leao sia nella giornata migliore. Quindi il destino di Pioli è anche legato alla fortuna, perché ripeto, se Leao fa il Leao il Milan può vincere a Roma, se Leao invece fa il giocatore in serata storta ne paga le conseguenze Pioli, non Leao, che anzi Leao per il Milan è al centro del progetto futuro, non solo a livello tecnico ma anche a livello commerciale. Questa è una grande realtà, però anche una bella provocazione che fa Binda, cioè nel senso che un professionista allenatore può sperare che tutto vada della fortuna, di come gli gira il grande campione?
Ma è così per tanti, non lo so. Così per tanti, dire. Però cioè, deve gestirlo. Poi, no? Alcuni pezzi di tante Champions League sono stati colpi di fortuna. Se ripenso un po' alle storie di alcune Champions League, poi conta anche quello. Che ne so, il famoso Milan Liverpool tre pari. Quell'azione all'ultimo secondo che il portiere mette le mani, non sa neanche lui come, e fa finire il pallone in angolo. C'è sicuramente un 90% di cose che può preparare l'allenatore, poi però c'è anche la sorte che decide tante carriere. Certo, ma è giusto così. Cioè, ma ti ripeto, ma oltre agli episodi della partita, le partite sono sempre... Ma è proprio il rendimento dei singoli giocatori, cioè un allenatore su certi giocatori può inciderle, mettere nel posto giusto, dargli le istruzioni giuste, spiegargli l'avversario che deve marcare com'è, come può attaccarlo, va bene. Ma su certi campioni come Leao, un allenatore non è che può, più che tranquillizzarlo, caricarlo, motivarlo, mandarlo in campo così, un allenatore non può spiegargli finta a destra, rientra a sinistra, calcia, cioè... deve solo sperare che un Leao sia in serata, punto. Non è che Pioli può lavorare. Voglio tanto, sentire se c'è la telefonata un attimo, poi torno da te. Pronto? Bentrovati, altrimenti prego Massimo. Io volevo dire che poi Pioli con Leao ha fatto più o meno tutto quello che deve fare l'ottimo allenatore. Sì. È stato consigliere, è stato una sorta di papà addirittura, emerso più volte in conferenza stampa. Tutte le fonti dicono che è il giocatore con cui passa più tempo a parlare, con cui si confronta di più, con cui ha costruito anche un rapporto. Poi Leao secondo me è fatto così, è un giocatore che può essere straordinario, ma che ha anche delle pause. L'incostanza del genio. Intanto cosa ne pensate di Gasperini, prima di salutarvi, che dice giochiamo come se partissimo dallo 0-0, si va anche verso l'Atalanta-Liverpool in fondo? Beh, io, se prima parlavamo di come Guardiola fa 50 anni sarà ricordato per come ha cambiato il calcio, io dico che in Italia dopo Sacchi Gasperini sia quello che ha più cambiato il calcio a livello tattico, a differenza fra Sacchi e Gasperini, che Sacchi ha vinto tutto e Gasperini non ha ancora vinto nulla. Ma è anche vero che Sacchi allenava il Milan di Berlusconi e Gasperini ha portato l'Atalanta, che è una squadra che nella sua storia ha sempre galleggiato fra Serie A e Serie B, la porta a testa è una certezza a livello europeo, quindi già questo è stato sicuramente un grande risultato. Quindi Gasperini va ascoltato, la sua prudenza è giustificata, ma mi aspetto sicuramente un'Atalanta ben diversa da quella del secondo tempo con il Verona, dove è stata troppo remissiva, quindi sarà un'Atalanta che dovrà essere ultra concentrata, perché il Liverpool verrà qui con i missili e i carri armati per fare il ribaltone. Massimo, devo salutarti, scusami. 10 secondi, fa bene a dire così. Gasperini, anche se è un Liverpool che è in caduta perché ha perso 3-0, ha perso col Crystal Palace ultima di campionato, e quindi ci sono le possibilità per passare. Ne riparleremo. Grazie Massimo Scarinzi, Nicola Binda. A venerdì, io ci sono venerdì. Ciao a tutti. A venerdì e noi a domani, ciao. Ciao Massimo, a Steffi, ciao.